è la partita più attesa, quella che più di tutte le altre fa battere i cuori dei tifosi. I tifosi sono accorsi in massa allo stadio, vogliono vivere una notte speciale, ce la metteranno tutta per trascinare la propria squadra al successo. Qui vi parla Piero Gipardo che con Lelia Dani commenterà il match. Torna il grande show della Serie A Team su queste frequenze. Sono due squadre che puntano a raggiungere la vittoria attraverso il gioco, non dovrebbe mancare lo spettacolo. Ciao Pier, sai che io sono sempre disponibile quando c'è da assistere a una partita di calcio e voi amici a casa ascoltate il mio consiglio. Rimanete incollati al video, non ve ne pentirete. Le scelte del tecnico e dei padroni di casa per questa sfida. Porta affidata a Provedel. Romagnoli in difesa con Patrick. Castrovilli insieme a Guendouzi come interno di centrocampo. E un solo attaccante di ruolo per tentare di far male alla difesa avversaria. Bergia ci offre in grafica la formazione titolare del Milan per questo match. Partono con il 4-3-3 con i due esterni. Ovviamente un po' di... Ma la buona non può sprecarla! E la mette, arriva il vantaggio subito. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. È poi riuscito a tener botta con il fisico e a concludere ugualmente a rete. E non era facile in quelle condizioni. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Usa bene il fisico qui. Può attaccare il Milan, norma del vantaggio. Pulisic. Buono il pallone recuperato. Patrick. Guendouzi, Nicolò Rovella, usa bene il corpo per proteggersi, ha spazio, va in porta, salva la porta ma non è finita, è arrivata la rete che consente di riacciuffare la parità. Questa è l'azione del gol, ha battuto il portiere con una conclusione sotto misura. Abbiamo visto gol più difficili, è vero, ma l'importante alla fine è farsi trovare pronti per metterla dentro. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Okafor. Dialoga con Pulisic. Avanza palla al piede. Calabria. Loftus-Cheek. Pallone giocato dietro. Tiro e respinto. Calcio d'angolo per il Milan, la caccia del vantaggio. La mette in area. Pallone in rete e rimettono la freccia grazie a questo gol. Rivediamo il corner dal quale è scaturito il gol. Eccolo, il portiere non ha davvero potuto nulla su questa girata di testa. Il punteggio adesso è di 2-1. Castrovilli.
Zaccagni. Rovella. Si guarda intorno cercando i compagni. Palla molto interessante. E la mette! Risultato che torna in parità. Un gol non tra i più difficili, come documentano queste immagini. Va sottolineata però la prontezza con cui è concluso a rete da quella posizione. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Ecco Teo Hernandez. C'è il possesso per il Milan dopo il vantaggio. Ottima lettura difensiva. Lazzari. Buona qui la verticalizzazione. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Conclusione che sfiora la traversa per la disperazione dei tifosi che l'avevano già vista dentro. Calabria. Viene pressato. Loftus-Cheek. Perdono il pallone. Guendouzi. Apre su Rovella. Si giocherà ancora per 120 secondi. Hanno l'occasione della bandierina per mettere la freccia. Il pubblico ci crede e continua a incitare la loro squadra. Palla verso il centro dell'area. Risolve lui. Palla per Guendouzi. Attenzione al tiro. Fischia l'arbitro, si chiude qui il primo tempo. Ripresa che serve a questo giocatore che dovrà confermare quanto di buono si è visto fin qui. Ha offerto un contributo importante alla causa, firmando il gol del pareggio con cui si sono chiusi i primi 45 minuti. È sicuramente tra i più in forma dei suoi. Milan che dà il via alla seconda frazione. Si resta in parità, provano il possesso palla per far uscire gli avversari. Ecco Pulisic. Palla messa fuori. Lazzari. Patrick. Manuel Lazzari. Guendouzi. La gira indietro verso il compagno. Ha salvato la porta con questo intervento. Okafor. Resiste alla pressione degli avversari. Guadagna metri. Usa bene il fisico qui. Supera il marcatore. Tackle preciso, attacco che si interrompe.
Loftus-Cheek. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Il portiere si fa trovare pronto sul tiro avversario. Farà schermo al pallone con il corpo. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Può appoggiarla a un compagno. Innesca Loftus-Cheek. Impeccabile lettura difensiva. Guendouzi. Procede senza disturbo. Palla che termina sul fondo, sarà calcio d'angolo. C'è il cambio, la sostituzione nel Milan. Gaetano Castrovilli. Intervento prezioso questo. Calabria. Dialoga con Pulisic. Milan in attacco, prova a vincere il match in questo finale. Sembrava un'azione interessante, così non è stato. I compagni si fanno vedere. Castrovilli può andarsene in velocità. Ha sbagliato a tu per tu col portiere, palla fuori di poco. Ha pensato solo a calciare di potenza. E la precisione? Leao. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Protegge palla col fisico. Tocco per Pulisic. Serve indietro il compagno. Entra sulla palla e la fa sua in area di rigore. Si riparte con una rimessa dal fondo. Un minuto di extra time. Ricorrono al pressing. Allo scadere dei 90 minuti, le squadre sono in parità.